Buongiorno a tutti, sono Giacomo, rubrica diretta e curiosità. Giacomino, pensaci tu. Vi faccio una diretta di 5 minuti per vedere come potete fare delle penne gratinate. Poco tempo perché la pasta si scuoce, comunque davanti. Ciao a tutti. Tieni. Allora, buongiorno. Ieri vi ho fatto vedere come si vede, come si fa la besciamella. Oggi vi spiego che si fa un altro passaggio. Normalmente avevo pensato di farvi le lasagne, ma siccome ho dormito fino adesso e c'ho poco tempo, extremis rimedi, a male extremis, extremis rimedi. Perciò andiamo a fare le penne gratinate, perché è molto più facile. Si prende la pasta, si scola la pasta. La bolognese che ho fatto ieri, guardate, no? Quando vi dico io di andare quando vi dico io di andare a togliere il grasso e schiuma, otterrete questo tipo di risultato. Una bolognese, scusate, una salsa non grassosa e soprattutto senza acidità, perché la schiuma che voi andate a togliere, scusate, no? Va a togliere la gente. Gli specchiati non tre, comunque si possono portare. Allora prendete la bolognese, la mettete nella pentola con le penne, mettete, girate per tutto, per dare un po' di colore. Non c'è problema se esagerate. A questo punto vi consiglio sempre, comunque nella pasta, di aggiungere un pochino di grana padana o di parmigiano per dare il sapore, comunque che piace a tutti, il parmigiano che manca. E si rigira. Gira che ti rigira, amore bello. Faccio questo tipo di lavoro, la teglia l'ho messa nel forno. Il vapore ho fatto cedere del burro, ma va bene anche un po' di margarina, e andremo a mettere giù in fondo la mollica. La mollica serve per due fattori: uno, per non far attaccare la pasta nella teglia, e due, per dare quel tocco alla palermitana di mollica. A questo punto mi basta solo mettere la pasta, il primo strato sotto, ora una cosa, un consiglio. Quando fate la pasta al forno, la bolognese, sì, se avete dei salumi che stanno per andare a male, no? Allora potete tirare pezzettini e unirli, ma se avete fatto una buona bolognese, gustosa, una buonissima besciamella, come vi ho insegnato ieri, non avete bisogno di aggiungere altro. Anche perché troppi gusti, no? Vanno a togliere. Coprire, non vanno a togliere, no? Questa palla di gatto. A questo punto, questa è la besciamella che ho fatto ieri, guardate, è rimasta bella, liscia, vedi? Fatta da ieri, perfetta. E andrete comunque, no? Attraverso una questa, con una paletta con i buchi, no? A mettere la vostra besciamella abbondante. Quando è buona è buona. Ah, scusate l'abbigliamento, sono ancora già,
purtroppo mi sono svegliato da poco. Io sabato dormo, anche la domenica, e anche lunedì per iniziare bene la settimana. Da martedì in poi sto più, mi sveglio prima. Allora, da prendere la bescella. Possibilmente con i fuori, per andare comunque a filtrare, andrete a filtrare la besciamella. Dopo aver fatto questo lavoro, completato con la rimanente cosa, dimenticavo, un altro leggero di bolognese, ma solamente così a tocchi, no? Perché se mettete troppo sugo, troppo bolognese, non andrete più a vedere la besciamella, diventerà una salsa rosa. E quello che noi vogliamo non è mangiare una pasta con la salsa rosa, ma vedere un po' di lontano, vedere i vari colori. Ci andrete a mettere in questo modo un po' di bolognese, e poi dopo di ciò, finito il discorso con la rimanenza di pasta. Saluta Enzo Enza. Ah, Ciao ciao da. Enzo, caro, figlio della zia Rosalia. Amarosa, è venuta zia Rosalia con noi invece. Ciao zia Rosalia, ti amo zia. Senti, sono geloso. Non è perché c'è tre figli maschi, quattro con Gioacchino, a scansa. C'è Giacomino, pensaci tu. Cioè, state attenti, io sono geloso delle mie donne, di tutte le mie donne. Stavo scherzando, Enzo. Basta tu. Basta lui veramente, basta. Un abbraccio a tutto Termini Imerese, a questo punto. Alla famiglia Chiara. In particolare. Allora, a questo punto, togliendo gli amici da parte, Andrea. Ad arricchire perché è buona, perché quando la besciamella non è buona non è andata ad arricchire. La besciamella come viene fatta? La besciamella viene fatta smontando del latte con sale, pepe, noce moscata. Io aggiungo anche il foglio d'oro, che vi ho spiegato perché. Poi va legata con del burro e farina. Normalmente la lega si fa facendo sciogliere il burro in una padella e aggiungere la farina. Io questo passaggio lo evito perché metto direttamente il burro nel latte e la farina, invece di sciogliere a caldo col burro, la sciolgo direttamente con un pochettino di latte freddo, per evitare comunque di fare i grumi ed evitare di bruciare la besciamella. Abboniamo. A questo punto, dove l'ho messo per carità, mettiamo di nuovo i nostri strati di bolognese. Parlo di strati, non parlo di, perché se andremo a mettere la bolognese in tutta la teglia, no? Quando inizierà a bollire il forno, si andranno a mischiare le salse, e otterrete solamente la salsa rosa francese. Una cosa per i bambini, no? Che voglio vedere a mio figlio, e ai miei figli piace tanto il würstel, a chi non piace? A me non piace, perciò per non metterlo assieme alla salsa e tutta la pasta, io cosa faccio? Prendo lo bius, lo avvolgo così come se stessi facendo un fiocco, si è rotto, è l'emozione. Si gira così e otterrete tipo un fiocco, una brezza. Perciò, perché lo faccio così per intero? Perché tanti sanno che del mestiere, quando andrete a tagliare a rondello piccolini il bius, alla fine quello che sta sopra la teglia si va ad essiccare troppo, diventa duro. Quello che invece andrete, chi lo fa, io non lo faccio, a
mischiare con la bolognese, va a rovinare il gusto della bolognese, perché il wurstel, quando viene spolentato col sugo, rovina tutto quello che avete fatto. A questo punto, guardate, io lo prendo e li metto come decorazione. Ci vuole un piatto, un po' di fantasia nella cucina, no? E ci prenderò questi occhi, tanto si possono comunque togliere, non la mettere così, ma solo per il più piccino, perché a me wurstel non piace, cioè piace il wurstel, ma quello, diciamo, tradizionale tedesco, bratwurst o da kerwurst, cioè non certamente queste cose piccolissime qua. Quando avete fatto questo lavoro, un consiglio che vi do: buttate un po' di mollica sopra, guardate la mollica, così, pane, amore e fantasia. Perché se non mettete la mollica, anche se c'è la besciamella, non saranno più penne grattate, penne grattinate, ma saranno solo penne a forno. Perciò state attenzione comunque a quando vi propongo delle ricette. A questo punto, guardate, di nuovo un altro pizzico di besciamella nella parte comunque solamente rossa. A me piace tanto comunque la besciamella, i formaggi, sono un buon gustaio. Vedete? Con questa besciamella che mi è rimasta, con questa bolognese che mi è rimasta, non è un bacione a tutti, il mondo per le salute. Ho sudato, sono, apri sta finestra che già gli ormoni sono arrivati a 3000. Aspetta che metto un pochettino nell'aria fresca, io sudo facilmente. Allora un saluto a Jonathan, Gianmarco, un saluto a Matteo Tutino. Scusate, guarda, ma non vedo bene. Vito Galati, ti saluto, un abbraccio, non vedo gli altri, un abbraccio a Franca Vit, anche Vito, dicevo, Vivirito, ciao Franca Vivirito, ciao Giuseppe Mangiafide, ciao Giuseppe, sei un carissimo amico, una persona che stimo molto. Se non mi sbaglio, ai tempi avevi una Porsche rossa, una bellissima macchina, ma perché te la sei tolta, cazzo, perché te la sei tolta? Giuseppe Selvaggio, ti saluto, ciao Peppe, un bacione a te e alla famiglia. Ciao Enzo, Enza, Antonio, ti saluto, Antonio Andolina, Antonio II, Antonio Andolina 1, Antonio Andolina 2, l'uno sarà il figlio forse, ciao, sto scherzando. Filippo Aglieri, Rinello, un abbraccio, Massimo Serraino, ciao Massimo. Battista, Giovanni, ti saluto, Carmelo, ti saluto anche te, Francesco Bondi, ciao, penso che sei del Mimenese, 80 amici a Termini, Bondi, Frank, Frangiamore, ti voglio bene, ciao Frank, Francesco, un bacione alla mamma, ai tuoi fratelli e alle tue sorelle, ciao ragazzi, la diretta è finita perché è vero che mi sono fatto la doccia veloce, ma devo fare altre cose, spero che vi sia piaciuto il video. E più tardi comunque posterò la foto del risultato finale. Se questo video vi è piaciuto, vi prego di mettere mi piace, bravo, mi piace, bravo, via questo, mi piace, un birro, bravo Peppe, e ogni tanto se condividete non vi farà male, anzi fate pubblicità a me, fate pubblicità anche a voi. Un bacione, voi bene.